Fermi tutti. È arrivato. È arrivato. Chi? Non è, è arrivato non in barella, ma è arrivato a barella. E dopo questa battuta tristissima direi che possiamo iniziare. Ciao ragazzi, ben ritrovati al vostro Simon Interis. Allora. Barella è un nuovo giocatore dell'Inter. Che bello ragazzi, voi. È inutile che lo nascondo. Io sono... È tanto tempo che dico che Barella è un mio, tra virgolette, pupillo. Mi piace tantissimo come giocatore e speravo venisse all'Inter. È arrivato, sono contentissimo. Allora, non nego che comunque ho un... una parte di me che pensa che Barella possa anche far male, perché non è la prima volta che succede, non è la prima volta che un giocatore che sembra che deve esplodere poi fa il flop. In realtà Barella ha già un pochino esploso, nel senso che comunque in nazionale ha fatto molto bene, nel Cagliari ha fatto molto bene, nell'Under 21 ha fatto molto bene, anche se sono uscito ai gironi. Insomma, non è un giocatore che non lo scopriamo oggi di certo Barella. Il prezzo al quale l'abbiamo comprato è, innanzitutto la formula è prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, prestito oneroso da 10 milioni, se non erro, 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, lo pagheremo la stagione, praticamente l'anno prossimo. Perché ovviamente avrà il prestito con obbligo di riscatto 30 milioni, quindi più bonus, quindi in teoria dovremmo arrivare a circa 45 milioni di euro. Allora, la cifra è alta, è una scommessa, nel senso che comunque è vero che Barella è esploso, ma è vero anche che, ripeto, secondo me non vale 50 milioni come l'ha valutato il presidente del Cagliari. Secondo me non li vale 50 milioni, io l'avrei pagato una trentina, una 35 massimo io, però con i prezzi che girano oggi ragazzi è inutile, su questi, cioè se un giocatore come Barella lo paghi 50 milioni, cioè se 10 anni fa, cioè, con 50 milioni prendevi Ronaldinho, noi nei primi anni 2000 con 28 milioni circa abbiamo preso Ronaldo il fenomeno, cioè Ronaldo il fenomeno, quindi insomma il mercato è cambiato tantissimo, quindi oggi con 50 milioni ci prendi Barella, che non è scarso, però ovviamente sono tanti soldi e nel caso dovesse andare male Barella sarebbe un altro flop, l'ennesimo flop dell'Inter e non vorrei sinceramente che succeda questo. Per quanto riguarda invece come la penso io, a me piace tantissimo Barella, è inutile che siamo qui a girarci intorno, io stimo tantissimo Barella, un giocatore che mi piace tantissimo, ha spinto sempre per andare verso l'Inter e alla fine ci è arrivato. Ci sono pareri discordanti, ho visto sul web molte persone che dicono Barella è un bidone, Barella non 50 milioni no, che schifo Barella, ma dobbiamo puntare ai top player. È vero ragazzi che dobbiamo puntare ai top player, però questi innesti sono mi piacciono, perché comunque, a parte che sono italiani e io sono sempre per avere una rosa molto italianizzata, perché ripeto, così andiamo anche a favorire la nazionale e non è una cosa che sinceramente mi farebbe schifo, anzi io sono per l'italianizzazione della rosa, nonostante tifi Inter e quindi dovrebbe essere il contrario, però io sono per l'italianizzazione della rosa. Poi, Barella comunque è un innesto importante, cioè non è che vai a prendere il giovane che non si sa cosa faccia, cioè Barella comunque è forte, lo conosciamo, non è che è sconosciuto comunque, se lo valuta 50 milioni è vero che è tanto, ma tu non vai a valutare 50 milioni un ragazzo che non conosce nessuno, no, Barella lo conosciamo, è inutile che stiamo qui a girarci intorno. Insomma, sono contento, assolutamente sì, sono molto soddisfatto di questo colpo, adesso starà a lui, diciamo, ripagare la spesa fatta, perché ovviamente adesso arriva la parte difficile, ovvero deve convincere sul campo e non credo che deluderà. Io sono convinto che Barella farà un'ottima stagione, poi può essere anche che fa una stagione di merda, può essere tutto ragazzi, il calcio lo conosciamo, il calcio è strano, come diceva Caressa, quindi... Vedremo quello che succederà. Io sono molto fiducioso perché Barella mi piace, l'abbiamo visto anche in nazionale, quindi
lo conosciamo. Io sono molto fiducioso e adesso vedremo quello che succederà. Allora, si parla anche di Lukaku, si parla anche di che siamo anche abbastanza vicini a Lukaku. Vedremo quello che succederà, perché comunque è vero che abbiamo fatto dei buoni colpi, ma ancora ci mancano tanti giocatori a centrocampo, soprattutto perché adesso ancora a centrocampo non siamo proprio completissimi, perché è vero che abbiamo Sensi e Barella, però servirebbe anche qualcuno proprio di fisico, di forte, perché Vesino, raga, non lo voglio vedere, cioè, con tutto il rispetto che possa avere Vesino, tutto l'amore e tutti i gol che ha fatto, non lo posso vedere Vesino. In attacco c'è da rifare tutto, perché l'unico punto fermo è Lautaro Martinez, e perché Icardi non ci sarà, perché ha detto già Conte che non farà parte del progetto dell'Inter. Si parla di Lukaku, sì, Lukaku mi piacerebbe, però servirebbe anche qualcun altro, si parla anche di Dzeko. Andremo a vedere quello che succederà. Detto questo, ragazzi, come al solito, vi invito a scrivere i commenti cosa ne pensate di questo colpo. Vi piace Barella? Se sì, scrivetelo nei commenti, anche se no, ovviamente. Però, come al solito, iscrivetevi al canale attivando la campanella per stare sempre su tutti i miei video. Mi piace, seguitemi su Instagram e noi, come al solito, ci vediamo nel prossimo video.